tutti! Il video di oggi è dedicato interamente alla nuova collezione di Neve Cosmetics, Rebelle Epoque. Ringrazio ovviamente il brand per aver sponsorizzato questo video e oggi sono qua per farvi vedere come utilizzare questa collezione con tre look diversi, quindi uno da giorno, da tutti i giorni, uno serale, quindi come aumentarlo un po', come intensificarlo per renderlo magari più da party, e poi trasformarlo in un look proprio da Halloween, dato che siamo nel periodo di Halloween. Dato che la collezione è ispirata alla Belle Époque misto età punk rock, quindi uno stile molto dark e molto punk, quello che voglio fare appunto è realizzare un look un po' grunge, quindi un po' su quello stile lì, però che sia indossabile diciamo in diversi momenti della giornata e anche perché no ad Halloween. Dato che l'anno scorso a un party di Halloween mi ero travestita diciamo da Flapper Girl degli anni 20, che quindi è uno dei temi di questa collezione, ho deciso di farvi vedere appunto come ricreare un po' quel look che voi poi potete abbinare o a un vestito super punk o super rockettaro e agli anfibi, oppure a un vestito classico proprio da Belle Époque e avere il vostro costume di Halloween un po' da fantasma, flapper girl, zombie. Spero che il video vi piaccia e direi di partire subito. Allora, la collezione prima di tutto arriva dentro questa meravigliosa box, è tutto molto curato, è tutto molto sullo stile appunto Rebelle Époque, e all'interno sono presenti prima di tutto tre cialde, di cui una sarebbe più un blush, ma ovviamente le cialde di neve si possono utilizzare sia come ombretti sia come blush, cioè si possono usare un po' per tutto. Tre pastello labbra sui toni del rosso violaceo, tre pastello occhi sul blu, sul viola e sul dorato, e due vernissage, uno aranciato e uno più rosso. Come primissima cosa vado a mettere il blush, che è questa tonalità che io vi giuro amo, lo amo questo colore. Il blush si chiama Bruised, appunto dà un po' l'idea di qualcosa di ammaccato, di sbucciato, non lo so. Come vedete è una tonalità abbastanza scura, comunque che si nota, che io personalmente adoro. Per il look da tutti i giorni quindi vado anche a usare sempre questo blush nella piega dell'occhio per dare giusto un po' di tridimensionalità, ma senza esagerare ovviamente. Ok, questo è il massimo che vado a fare di questo colore, e poi vado invece a mettere Save the Queen, che è questo colore molto illuminante che per una pelle scura può essere utilizzato anche proprio come illuminante, rame diciamo, non so, qualcosa di ramato, qualcosa di bronzio molto molto particolare, e lo vado a mettere su tutta la palpebra. Tra l'altro tutti i pennelli che sto usando li trovate ovviamente sul sito di Neve. Infine vado a spolverare ancora un po' del blush al di sotto dell'occhio, giusto per equilibrare un po'. Poi passo a mettere la pastello occhi Swindle, è un oro vero, è un oro puro, è proprio un bellissimo colore illuminante che come vedete dà subito luce allo sguardo, infatti lo vado a mettere anche un po' nell'angolo interno e rende proprio tutto molto molto più luminoso. E poi vado a mettere un po' di Lash Academy. Per completare il look da giorno vado a mettere la pastello labbra Tartan, che vado poi leggermente a coprire con il vernissage Xiao Cao, credo si legga così perché dovrebbe essere francese, ma io non sono francese. E voilà, allora questo è il look da giorno. Mettiamo caso che poi abbiate un evento la sera, che vogliate andare a cena fuori, che vogliate andare a una festa, insomma, e qua vi copro io. Passiamo quindi al look più intenso. Quindi per intensificare il look occhi, prima di tutto vado a prendere la terza cialda, che è Subterranean, che è un viola, come vedete, in tinta col mio sfondo, che vado quindi a mettere soprattutto all'esterno del mio occhio. Poi prendo la pastello occhi Relax e vado praticamente a fare una specie di eyeliner un po' sfumato. Lo sfumo proprio con l'ombretto viola. Sulle labbra vado a mettere la pastello Nihilism, che è un color vinaccia molto molto bello, e la uso proprio come rossetto, perché queste pastelle si possono utilizzare anche come rossetti, basta stendere su tutte le labbra.
questa all'interno, come vedete, ha, non so, delle perlescenze quasi bluastre. È particolarissima. E voilà, questo è il look più serale e vi giuro che io lo adoro. È super grunge, ma comunque portabile secondo me. È veramente molto 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 grazioso. Però adesso siamo arrivati alla parte più creativa di questo video, in cui appunto vi faccio vedere come realizzare il look da flapper girl, da diciamo fantasma anni 20, con questa collezione che voi poi potete personalizzare come più volete. Prima di tutto gli accessori, io ovviamente li avevo acquistati su Amazon perché praticamente la mia vita gira intorno ad Amazon, penso anche la vostra, e quindi avevo acquistato questo set che aveva prima di tutto la collana di perle rigorosamente finte, poi questa piuma con tiara che fa veramente molto 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 anni 20, e poi io avevo anche il vestito ovviamente anni 20, però di nuovo voi potete secondo me abbinare un vestito super rock e punk, cioè super rocchettaro, un po' punk, magari di tulle nero, cioè secondo me ci sarebbe da Dio per un costume di questo tipo. Quindi andiamo a rendere più horror questo look. Per prima cosa riprendo l'ombretto viola e insieme anche al blush, prendo un po' e un po', vado a creare un po' l'occhiaia che ovviamente avevo cancellato con il correttore, adesso la andiamo a ricreare. Ovviamente potete rendere il tutto ancora più credibile, spaventoso, quello che volete, con una base molto chiara, un contouring molto freddo. Però secondo me è anche bello essere un po' più glam e meno ovvi. Poi prendo le pastello Choker, Nihilism, che è per le labbra, e Relax, e vado praticamente a disegnare delle vene tutte qua intorno, per dare l'idea un po' del look vampiresco. Ora allungo gli angoli della bocca e con la vernissage Dans l'élite, non so come si pronunci, vado praticamente a disegnare il classico, le classiche labbra a cuore al di sopra del rossetto, quindi solo al centro delle labbra, perché questo le rende quindi lucide, solo in alcuni casi con alcune condizioni di luce si vede che c'è la classica forma a cuore delle labbra degli anni 20, mentre invece tutto il look insieme è più creepy. E voilà, questi sono i look che ho creato con questa nuova collezione, che devo dire che mi è piaciuta veramente veramente molto. A parte che è molto piena, perché ci sono appunto tanti prodotti all'interno, e secondo me si possono veramente utilizzare da tutti i giorni, ma anche per look veramente molto molto intensi, quindi è molto versatile a mio parere. Spero che i look vi siano piaciuti, e se siete arrivati a questo punto del video commentate con un emoji rosso sangue, deve essere proprio rosso sangue. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out! Nelle puntate precedenti di Basic Gaia. E vi